Amici, ma soprattutto amiche, oggi 20 settembre 2021 siamo tornati qui sul lago di Enline per il nostro quinto appuntamento. Ecco, le immagini che vi giungono sono quelle della casa del pescatore. Vedete ormeggiato anche il motoscafo della polizia locale, lo vedete in primo piano. Grazie al nostro cameraman Ubaldo Parenzo, che adesso si diletta a girare l'inquadratura. Eccolo qua. Apriamo un po' l'immagine per mostrarvi, vedete là le canoe. Il locale attualmente è chiuso perché siamo fuori stagione, vedete? Questa è la casa del pescatore. Vedete inquadratura della pizzeria, c'è anche un pescatore che adesso ci giriamo, ve lo mostriamo, sia pure in differita. Eccolo là che si trova sul pontile per... E adesso stiamo inquadrando anche la zona area picnic, perché questa è una zona dove si può fare picnic. Vedete, come vedete c'è tutto deserto, in quanto adesso sono le 9:26 e 49 secondi e quindi ancora presto. Oggi siamo giunti qui di primo mattino per vedere come erano le correnti e dobbiamo dire che le correnti sono molto attenuate, per cui chi volesse approcciarsi al mondo del kayak è meglio venire di mattina perché il vento è molto debole. Vedete che là di là, prego il regista di inquadrarle per quanto sia possibile, ma non credo che si possano vedere. Ci sono, eccole là, ci sono due che camminano, due passeggiatrici. Purtroppo siamo dotati di un mezzo che non può ingrandire più di tanto, pertanto dovete accontentarvi di questa situazione. Vedete, facciamo un'ultima inquadratura qui, il pescatore che sta tirando l'esca. Adesso allarghiamo ancora l'immagine per vedere meglio il panorama. Ecco là sopra il paese di Bianzano, vediamo se riusciamo. Dobbiamo muoverci con una certa cautela perché siamo sopra l'acqua e quindi vedete, ecco invece là il paese di Ranzanico e là dove ci sono quelle barche laggiù ormeggiate è dove ci siamo partiti noi, eccole là al centro della nostra inquadratura. Approfittiamo dell'occasione per salutare il nostro amico Giacomo di Torre Boldone, che ci pare abbia intenzione anche lui di intraprendere la carriera del kayak. Non sappiamo con che risultati, perché ha già anche una certa età e quindi dovrà stare attento al cuore evidentemente, mentre invece io, essendo molto più giovane, non ho di queste paure. Bene, con queste immagini, mentre alla chiesa di San Felice al lago stanno scoccando le 9:30, chiudiamo qui il nostro collegamento di presentazione della casa del pescatore e con questo direi che abbiamo presentato un po' tutto del lago di Enline. Comunque presumibilmente faremo ancora qualche apparizione per documentare ad esempio il ristorante La Romanella, che si trova più a nord. Bene, ci salutiamo qui e vi diamo appuntamento alla prossima occasione. Ciao a tutti.